Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio parlare del latte vegetale. Prima di iniziare, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e scrivetemi qui sotto nei commenti quali sono le vostre abitudini sul tipo di latte, quale latte prediligete, se utilizzate quello di mucca, se utilizzate quello vegetale o altre tipologie. Allora, oggi parliamo di latte vegetale perché negli ultimi anni forse è aumentata la consapevolezza del fatto che il latte vaccino, quindi il classico latte di mucca che si consuma da decenni, non sia in realtà così salutare come si pensava. Infatti, inizialmente si pensava appunto che il latte vaccino fosse essenziale per la crescita dei bambini e fosse molto importante per mantenere una buona salute delle ossa, quindi per mantenere un elevato grado di mineralizzazione dell'osso, quindi fosse proprio un latte da consigliare magari alle persone in età avanzata, oppure nelle donne in post-menopausa, quindi in quelle fasi della vita in cui la concentrazione di calcio nelle ossa appunto va a diminuire. In realtà gli studi recenti hanno messo in luce come in realtà questo non sia propriamente vero, inoltre il latte vaccino sembrerebbe promuovere l'infiammazione corporea, fatto che ovviamente predispone poi allo sviluppo di diversi tipi di patologie su base infiammatoria, tra cui anche alcune tipologie di tumori, anche dovuto al fatto che il latte proviene da mucche che sono alimentate male. Ok? Comunque sia, se volete avere maggiori informazioni sul latte vaccino, vi invito a guardare il mio video precedente proprio in relazione a questo alimento. Quindi diciamo che si è cercato di trovare delle alternative a questo latte vaccino che si pensa sempre siano più salutari perché sono latti vegetali. Ce ne sono tantissimi sul commercio. Abbiamo il latte di riso, di avena, di mandorla, il comune latte di soia. Adesso sono comparsi anche i latti di noce o di nocciola, latte di cocco. Quindi insomma, ce ne sono davvero tanti tipi. Però appunto non sempre scegliere un latte vegetale significa fare una scelta salutare perché, come sempre, dobbiamo guardare l'etichetta e guardare la composizione di questi latti. Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che meno ingredienti ci sono nel latte vegetale, meglio è, e questo vale un po' per tutti i tipi di prodotti che troviamo al supermercato. Quindi, in genere, un latte vegetale di tutte le tipologie, non uno in particolare, è composto prevalentemente da acqua, dal cereale con cui viene appunto prodotto il latte. In genere possiamo trovare delle tracce di sale, ok? Questo va bene, è presente quasi in tutto, purché appunto guardiamo la concentrazione dell'etichetta, devono essere proprio tracce di sale. E poi spesso troviamo l'olio di girasole o comunque un olio di semi. Anche questo può andare bene, nel senso che spesso l'olio di semi viene utilizzato come antiossidante e per ridurre il carico glicemico della bevanda. Però anche in questo caso sono presenti basse concentrazioni di olio di semi e è assolutamente meglio scegliere latti che contengano degli olio di semi che siano di produzione biologica. E oltre a questi ingredienti, essenzialmente non ci dovrebbe essere nient'altro. Considerate che ci sono molti latti vegetali che contengono zucchero o contengono comunque degli aromatizzanti, per esempio il cioccolato, per esempio la vaniglia, perché comunque sia il sapore del latte vegetale per molte persone risulta difficile da comunque accettare, soprattutto se si arriva da un consumo magari quotidiano di latte vaccino. L'ho provato anche io ai tempi, la prima volta che ho assaggiato il latte di soia. Terribile, secondo me, è davvero terribile rispetto al latte di mucca che effettivamente ha una palatabilità completamente diversa. Quindi è un po' difficile abituarsi e quindi le aziende produttrici inseriscono queste sostanze per rendere il sapore più gradevole, però poi si perde in termini di prodotto salutare, diciamo. Quindi anche in questo caso sperimentiamo magari latti vegetali di avena, di soia, guardiamo un po' quello che ci piace di più e purché appunto non ci siano troppi ingredienti aggiunti. Ora,
Tra tutti quelli che, quindi partendo da questo presupposto, quali sono quelli migliori da scegliere? Allora, non ce ne sono di migliori, dipende un po' dal nostro stile di vita, dalla eventuale presenza di patologie e dalle nostre necessità. Però, in bene o male, sono più o meno simili l'uno all'altro. E inoltre, molto spesso ci sono delle formulazioni di latte vegetali che sono arricchite con delle vitamine. Spesso troviamo il calcio, che è un sale minerale, e la vitamina D. Quindi queste formulazioni magari sono da preferire appunto in quelle persone magari anziane, le donne in post-menopausa, dei bambini durante la crescita. Ora vediamo insieme alcuni esempi di latti vegetali presenti in commercio. Allora, forse il più comune è il latte di soia. Il latte di soia è molto consumato e ha una buona quantità di proteine, quindi può essere anche paragonato addirittura al contenuto proteico del latte vaccino. Ci sono alcune problematiche associate però al consumo di latte di soia. Innanzitutto che ormai si fanno delle coltivazioni intensive di soia, quindi è molto facile trovare dei pesticidi o comunque soia OGM, quindi geneticamente modificata, quindi questa è una questione da tenere in particolare considerazione. Inoltre molte persone sono intolleranti o comunque allergiche alle proteine della soia, quindi questa è un'altra problematica, così come abbiamo l'intolleranza al lattosio nel latte vaccino. Per quanto riguarda il latte di soia è decisamente consigliabile non assumerlo tutti i giorni, sia nelle donne che negli uomini, perché ricordiamoci che la soia contiene dei fitoestrogeni, quindi sono degli estrogeni naturali, sono chiamati una classe di polifenoli chiamata isoflavoni, e a lungo andare potrebbero comunque avere effetti nell'uomo, soprattutto a carico della prostata, e nella donna, soprattutto in quelle donne che hanno nella loro storia clinica storie di tumori, magari alla mammella piuttosto che all'endometrio, oppure comunque endometriosi. Perciò sempre meglio non farne un consumo intensivo, ma piuttosto cerchiamo di alternarlo con altre tipologie di latte vegetali. Poi abbiamo il latte di mandorla. Il latte di mandorla è piuttosto consigliabile per quelle persone che magari stanno seguendo un regime dietetico volto alla perdita del peso, perché il latte di mandorla ha un basso contenuto calorico, quindi consigliabile per le persone che stanno controllando l'introito calorico quotidiano. Il latte di riso invece è da evitare nei pazienti diabetici, perché ricordiamoci che ha un sapore più zuccherino, quindi più alto contenuto di zuccheri. Di conseguenza meglio appunto evitarlo in questi pazienti, mentre è magari più consigliabile in coloro che hanno magari difficoltà ad assumere le altre tipologie di latte vegetale, perché le trovano un po' in sapore, un po' poco dolci, quindi un po' per gli amanti dello zuccherato, del sapore dolce, forse il latte di riso è la scelta migliore. Oltre a questi, poi abbiamo detto, questi sono i principali, forse inizia a diventare più diffuso il latte di avena. Anche questo buona quota proteica, però essenzialmente poi le caratteristiche gira sono simili tra i vari latti vegetali. I tre che possono diversificarsi più tra di loro sono i primi tre che vi ho elencato. Gli altri appunto è bene magari andare ad alternarli, non utilizziamo sempre lo stesso, come sempre alla fine all'interno della nostra alimentazione cerchiamo di variare il più possibile i nostri cibi. Quindi per riassumere scegliamo il latte vegetale un po' che più ci piace, a parte nelle circostanze particolari che vi ho spiegato prima, cerchiamo di scegliere un latte con il contenuto minore di ingredienti possibili, quindi essenzialmente acqua, il cereale, eventualmente olio, ma in basse concentrazioni, eventualmente sale in bassissime concentrazioni, no conservanti, no additivi, no acidi grassi aggiunti, no aromatizzanti e soprattutto no zucchero. Quindi meno ingredienti ci sono, meglio è. E sperimentate come sempre, perché non è facile se magari state decidendo di passare dal latte vaccino al latte vegetale, non è facile perché è un sapore completamente diverso e secondo me ci vuole un po' di tempo per abituarsi, ma poi lo troverete gradevole. Bene, io direi che per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace, mettetemi un commento e non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!